Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca parlando in particolare di una importantissima operazione antimafia portata a termine questa mattina dai carabinieri. Il clan Ferrazzo della 'Ndrangheta voleva rinascere in Abruzzo arrivando in una isola felice per ricostruire le proprie abitudini criminali usando lo spaccio di droga per finanziare le altre attività lecite e illecite. E quanto emerge dall'indagine relativa all'operazione dei carabinieri denominata proprio Isola Felice, che ha portato all'emissione di 25 custodie cautelari, di cui 14 in carcere, e 149 indagati in 6 regioni, Abruzzo, Molise, Calabria, Lazio, Marche e Sicilia, per associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e di armi, estorsione e riciclaggio. Un'associazione di tipo mafioso che aveva messo radici in Abruzzo e in Molise, traffico di droga, soprattutto cocaina e di armi, estorsione e altri reati, con attività criminali estese anche nelle regioni limitrofe all'estero, in particolare nei paesi dell'America Latina. Coinvolti a vario titolo elementi di spicco del clan Ferrazzo di Mesoraca, centro in provincia di Crotone. Tutto è finito nella rete della Procura Antimafia e sfociato nell'operazione Isola Felice, che ha coinvolto oltre 200 carabinieri in altre 4 regioni, Calabria, Sicilia, Lazio e Marche. Notificata un'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale dell'Aquila a carico di 25 persone, 14 in carcere, 5 gli arresti in Basso Molise tra Termoli e Campomarino, 3 in carcere a Larino e 2 domiciliari. Per altre 3 persone è scattato l'obbligo di dimora. Sequestri e perquisizioni in attività commerciali, tra cui una pizzeria e una sala giochi. I vertici della presunta organizzazione e la base operativa sono stati individuati proprio sulla costa. Si tratta di Felice Ferrazzo e del figlio Eugenio, tutti e due agli arresti. Secondo la Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila, ci sono in sostanza consistenti elementi per affermare l'esistenza di un'associazione criminale di natura 'ndranghetista con base tra San Salvo, Campomarino e Termoli e composta sia da calabresi che da siciliani che da persone della zona, per lo più appartenenti alla piccola criminalità abruzzese e molisana, che nel tempo si sono affiliati alla criminalità organizzata. Un'affiliazione che, stando alle indagini, avveniva tramite emblematiche cerimonie che prevedono giuramenti davanti a santini e altre immagini sacre, insieme ad altri rituali di chiara matrice pagana. Questa cosca calabrese, questa 'ndrina facente capo ai Ferrazzo, si era insediata in Abruzzo inizialmente, dopodiché aveva iniziato a operare, secondo le modalità tipiche della 'ndrangheta, ricostituendo un proprio gruppo. E questo gruppo si era esteso non soltanto all'Abruzzo, ma anche alle regioni vicine, in particolare al Molise, ma non soltanto, riallacciando anche i contatti con la casa madre, quindi con la Calabria, con le altre cosche della 'ndrangheta calabrese, ma anche con la criminalità organizzata pugliese e siciliana. La difficoltà maggiore qual è stata durante l'impresa? La difficoltà maggiore è stata proprio quella di seguire questi personaggi non soltanto appunto nella regione Abruzzo, ma in tutte le regioni in cui si stavano insediando, capire qual era il loro modus operandi, capire innanzitutto i canali di approvvigionamento dei soldi, che abbiamo scoperto essere appunto il traffico di armi e di droga, e come venivano poi dopo reimpiegati questi soldi attraverso il riciclaggio tramite l'acquisizione di società in maniera legittima, però utilizzando soldi provenienti di altri reati. L'operazione antimafia rappresenta anche l'epilogo di un'inchiesta partita a Campobasso su iniziativa della Procura del Capoluogo all'indomani del ritrovamento di un arsenale, armi nascoste in una macchina trovata in un garage di Termoli nel 2011 e che portò proprio Eugenio Ferrazzo, 38enne di Mesoraca, una vicenda per cui fu condannato a 12 anni in primo grado, ridotti a 6 in appello. Le indagini condotte allora dal procuratore Armando D'Alterio e dal sostituto Rossana Venditti hanno approfondito, grazie le intercettazioni, i collegamenti dell'uomo con la malavita abruzzese, i contatti di suo padre con gli stessi ambienti in Calabria. Da qui è iniziata una collaborazione investigativa con la Procura dell'Aquila. Gli elementi di prova raccolti hanno fatto spostare il cuore delle indagini in Abruzzo, senza però tralasciare il Molise. Altri episodi sono stati segnalati a San Salvo e in altri centri. Tutto è sfociato nella maxi operazione che ha coinvolto quasi 150 indagati. Oltre a riciclare nelle attività commerciali, come è stato ricordato prima,
svolgeva anche un'attività di riciclaggio attraverso un'attività imprenditoriale, infatti imprenditoriale nel settore edilizio, infatti era dedita al reimpiego di capitali nella Molise Costruzioni SRL. Le società a responsabilità limitata dedite, diciamo, a attività edilizie sono molto facilmente permeabili attraverso, diciamo, iniezioni di capitali mafiosi dalle organizzazioni mafiose e dunque, con riferimento anche alle vicende più attuali della ricostruzione post terremoto dell'Italia centrale, bisogna sempre monitorare queste società per impedire che si infiltrino nella ricostruzione pubblico-privata, anche in questo caso del post-sisma nell'Italia centrale, società che abbiano rapporti, collegamenti, cointeressenze con le organizzazioni mafiose. Un uomo di 42 anni, Rodrigo Diego del Monaco, di origine argentina, residente a Lettopalena in provincia di Chieti ma domiciliato a Pescara, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale accaduto a Pescara intorno alle ore 2:10 lungo la Riviera Nord all'incrocio con via Solferino. Per cause in corso di accertamento, il giovane, che era alla guida di una moto Honda 750 mentre viaggiava da solo per andare a raggiungere gli amici, avrebbe perso il controllo improvvisamente del veicolo a due ruote, andandosi a schiantare sull'asfalto. L'urto violento non ha lasciato scampo all'uomo, che è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Il neo commissario alla ricostruzione Vasco Errani nel pomeriggio ha visitato il comune di Montereale nell'Aquilano, uno di quei territori maggiormente colpiti dal sisma del 24 agosto, colpiti a livello appunto di edifici. Errani ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali, il resoconto nel servizio. Nella sua seconda uscita da commissario straordinario del terremoto, Vasco Errani oggi ha visitato l'Abruzzo, in particolare la provincia dell'Aquila. È arrivato qui a Montereale nel primo pomeriggio in elicottero assieme al capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. È stato ricevuto dal presidente della regione Luciano D'Alfonso e poi si è trasferito in comune per una riunione operativa che è durata oltre un'ora. Sul tavolo gli interventi da mettere in cantiere proprio nelle zone terremotate, soprattutto in provincia dell'Aquila e in alcuni comuni della provincia di Teramo. La priorità è ricostruire, fare subito e ricostruire meglio di prima. L'altra priorità, le scuole. L'anno scolastico in Abruzzo si riaprirà comunque regolarmente. La scuola è una priorità assoluta. Garantire l'anno scolastico e l'apertura dell'anno scolastico è una priorità assoluta e quindi su questo stiamo lavorando alacremente, laddove vi sono dei problemi. Molti problemi in tante località sono già stati risolti e adesso andiamo avanti. L'unico modello è il territorio e l'unico modello è salvaguardare l'identità e la qualità dei territori e ricostruire, rispettando e valorizzando questa identità, meglio di prima, e questo è quello che faremo. Il commissario Errani ha detto che nella primissima parte del post terremoto la macchina della protezione civile ha lavorato al meglio, ha funzionato al meglio. Corriamo sempre il rischio del personalismo: da una parte non si vuole personalizzare, dall'altra parte si vuole personalizzare. Allora, non vogliamo chiamare il sistema di protezione civile? Va bene, cambiamogli nome. Il paese ha reagito bene. All'interno di questo sistema ognuno fa una parte, noi abbiamo fatto la nostra e tutti hanno fatto la propria. Quindi credo che non è un plauso al nostro lavoro, ma è un plauso al lavoro del sistema. È finita la riunione, cosa è uscito fuori? Io sono molto soddisfatto del metodo, della essenzialità, della sobrietà e del carico di lavoro che abbiamo stabilito. Situazione in Abruzzo difficile, in provincia di Teramo e nell'Aquilano, però Lazio e Marche ovviamente stanno messe molto peggio. Noi siamo nella condizione di poter fare bene sia nella conclusione dell'assistenza che nell'attivazione della ricostruzione. Per quanto riguarda la questione scuole in Abruzzo? Abbiamo un preciso programma da mettere in campo, però che non coincide con questa sede di lavoro. Parlava il commissario Errani del fatto di far ripartire le imprese, le aziende che hanno avuto danni dal terremoto. Fortunatamente in Abruzzo parliamo di danni limitati, lolli, però è una situazione comunque su cui la regione sta vigilando sin dall'inizio. Qui nell'Appennino si campa con difficoltà, già normalmente,
Quei disperati che ancora resistono a vivere nei nostri paesi hanno puntato tutto sulla possibilità che il turismo fosse l'opportunità per far vivere i propri figli, e adesso quest'ulteriore botta, francamente sono molto preoccupato. Naturalmente affronteremo questo problema in scala mano a mano che ci si presenterà, avendo intanto la necessità di affrontare problemi ancora più urgenti, che sono quelli di dare un alloggio alle persone sfollate anche abruzzesi. Sarà avviata entro dicembre la gara d'appalto per i lavori di completamento della strada statale 652, più nota come Fondovalle del Sangro, nel tratto compreso tra i comuni di Gamberale e Civitaluparella. Stamani l'annuncio da parte del presidente della regione D'Alfonso. 30 mesi per completare la Fondovalle Sangro. Sono questi i tempi dettati dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso nel corso della conferenza stampa che ha voluto illustrare la chiusura della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo per il completamento del tratto compreso fra Gamberale e Civitaluparella. L'opera, attesa da oltre 40 anni, era stata richiesta anche dall'amministratore delegato del gruppo FCA Sergio Marchionne, perché proprio in Val di Sangro insiste uno degli stabilimenti più grandi d'Europa per la produzione di veicoli commerciali, la Sevel di Atessa. A disposizione, ha spiegato D'Alfonso, ci sono circa 190 milioni di euro ricavati anche dal Masterplan Abruzzo. Noi abbiamo seguito tutte e tre queste attività: progettazione, pareri degli enti terzi, copertura finanziaria, cioè finanziamenti. I 190 milioni di euro sono il frutto della nostra testardaggine, perché crediamo a questa infrastruttura e l'abbiamo qualificata dal primo giorno come la prima opera strategica di livello nazionale dell'Abruzzo. Io mi auguro che venga scelta, con le regole del mercato e del nuovo codice dei contratti, un'impresa che vuole guadagnare facendo i lavori e non contenzioso. Un'impresa cioè che non vada a scontare in banca il contratto, ma che vada a scontare i SAL, gli stati d'avanzamento lavori. Voglio anche mettere in evidenza che i 190 milioni di euro non sono numeri facilmente ripetibili, rappresentano la straordinarietà di un patto che noi abbiamo avuto anche con il presidente Renzi. Il completamento dell'opera faciliterà anche il collegamento con il vicino Molise e con il Tirreno. La congiungente Tirreno-Adriatico, la più corta che abbiamo nella nostra regione, congiunge la Val di Sangro, quindi la zona industriale abruzzese rispetto alla nostra regione, mette insieme quattro province e soprattutto elimina quel traffico pesante di TIR rispetto ai nostri piccoli comuni, il comune di Sant'Angelo del Pesco, i comuni che sono vicini e di confine con la nostra struttura. Il capo dipartimento dell'ANAS Abruzzo, Antonio Marasco, ha parlato di una grande sfida per rispettare il cronoprogramma. Sì, prevede una galleria importante di circa 2,5 km, più un cunicolo separato scavato con la TBM come via di fuga per i pedoni. E in più complessivamente 1,5 km circa di viadotti, quindi opere dal punto di vista ingegneristico molto importanti. La Camera di Commercio di Chieti si è fatta capofila di un'iniziativa di valorizzazione della provincia di Chieti attraverso la promozione della Costa dei Trabocchi, ufficializzata anche l'intesa tra il GAL Costa dei Trabocchi, GAL Maiella Verde e FLAG Costa dei Trabocchi. 100 idee progettuali, 300 partecipanti e 7 incontri organizzati sul territorio, oltre 30 imprese e associazioni di imprenditori che hanno prenotato quote del capitale sociale della costituenda società GAL Costa dei Trabocchi. Sono questi i numeri non ancora definitivi della iniziativa pubblica lanciata dalla Camera di Commercio di Chieti come capofila di un partenariato di 18 comuni della provincia di Chieti, associazioni di rappresentanza delle aziende agricole, commerciali, turistiche e dell'artigianato, le DMC del territorio. Ci sono in ballo 3 milioni di euro di fondi pubblici per generare opportunità di sviluppo e crescita della Costa dei Trabocchi. Questa mattina presso la Camera di Commercio di Chieti c'è stato un workshop denominato Insieme per la Costa dei Trabocchi, in cui è stata ufficializzata l'intesa tra GAL Costa dei Trabocchi, GAL Maiella Verde e FLAG Costa dei Trabocchi per un percorso comune di valorizzazione della provincia di Chieti. Il grande valore di questo momento è che tutto il territorio della provincia di Chieti in accordo si muove identificando nel brand della Costa dei Trabocchi il brand unico della provincia di Chieti. Cosa strategica e straordinaria, perché finalmente c'è quella che si dice in termini tecnici una unique selling proposition, cioè un'unica proposta di vendita sul mercato, che vuol dire anche che
ed è anche il motivo del convegno di oggi, chiamare la Regione a finalizzare tutti i propri investimenti attorno a questo tema, che non vuol dire finanziare necessariamente solo la Costa dei Trabocchi, ma finanziare tutte quelle iniziative che favoriscono un turismo che si muove attorno al tema della Costa dei Trabocchi. Prorogare i termini per la presentazione delle domande di esenzione per gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto di TUA è la richiesta della CGIL, che ha aperto anche degli uffici per assistere l'utenza nella compilazione della domanda. Ok, andiamo al prossimo servizio. L'intento di eliminare gli impianti semaforici all'incrocio di via Po, via Flaiani e via Pannella e le modifiche apportate sulla strada principale all'ingresso di Teramo con i lavori di canalizzazione stanno creando polemiche fra commercianti, residenti della zona e l'amministrazione comunale. Vediamo il servizio realizzato da Elisa Leuzzo, che ha ascoltato sia il punto di vista dei commercianti che quello dell'amministrazione comunale nella persona dell'assessore ai lavori pubblici Fracassa. La gente reclama per questo, dice che guarda, un casino. Ha detto il vigile in pensione, me l'ha detto, ma che casino ha fatto questa sera? Allora, prendiamoci del tempo, vediamo come funziona. Ma che funziona, ha detto, che là ci sta, dice, un divieto, là un casino, vicino a sa dove aveva da passare. Volete avere la pazienza di visionare e di vedere come funziona? Sì, ma si vede già adesso, cioè adesso basta guardare lì, che perfetto. Succede lì adesso? Lì si blocca, perché? Perché le spiego subito, guarda, allora le macchine che scendono sopra non girano più di qua, vanno dritte loro. Le macchine che girano qua non girano più qua, ma vanno dritte loro. Vanno tutte dritte. Quello che viene da Giulianova, una strada trafficata come questa non si può girare più. E domanda, perché agli abitanti non è andata bene una protesta continua? Questi vogliono raccogliere le firme. Raccogliono le firme, però io devo vederlo sul campo. Io, ragazzi, la sicurezza. Sul campo si vede già oggi. Robert è il titolare del bar qui all'incrocio di via Po, via Pannella, via Flaiani. Commercianti arrabbiati per questa nuova riorganizzazione del traffico. Quali sono le vostre perplessità? Le perplessità sono prima di tutto il fatto che non si può svoltare via Pannella da Giulianova. E quindi secondo me ci sarà una limitazione del traffico che ci comporterà dei danni alle attività commerciali. E il secondo, io non sono neanche convinto sulla tutela del pedone, perché secondo me, non essendoci più il semaforo, che è l'unico momento in cui il pedone è sicuro di passare, con la rotonda secondo me senza semaforo verde non è più sicuro il pedone, quindi ho dei dubbi pure su questo. L'assessore Franco Fracassa ha subito risposto alla chiamata ed è venuto qui per spiegare, dare spiegazioni sia ai commercianti che ai residenti della zona, viste le loro perplessità. Sì, beh, è il mio compito, sono qui per questo, non è nascondendosi che si risolvono i problemi. Sono qui per parlare con loro, per spiegare la bontà di quello che si sta realizzando, per spiegare la protezione che si vuol dare ai pedoni e soprattutto per spiegare loro che, non avendo i semafori spenti, noi riduciamo anche lo smog, riduciamo anche l'aria, rendiamo migliore l'aria che respirano. Poi la perplessità di dire io guadagno di meno perché? Io aspetterei innanzitutto, perché bisogna aspettare almeno qualche mese, come mi sono ripromesso, per vedere se tutto funziona bene, ma mi auguro che anche le loro attività ne beneficiano. E ora possiamo proporvi il servizio annunciato in precedenza sulla CGIL, che parla della domanda per le esenzioni degli studenti che utilizzano mezzi di trasporto di TUA. La scadenza è fissata il 10 di settembre, troppo vicina per completare tutti i documenti necessari a corredare la domanda per l'esenzione riservata agli studenti che intendono utilizzare i mezzi di trasporto della TUA. Per questo la CGIL ha chiesto a Regione Abruzzo una proroga dei tempi di consegna delle domande, almeno a fine mese. Per completare la ricognizione dello stato patrimoniale della famiglia dello studente intenzionato a richiedere l'esenzione, spiega il segretario generale della CGIL di Pescara Emilia Di Nicola, servono almeno 10 giorni, ragion per cui è di fatto impossibile completare la domanda entro i termini.
Quindi di fatto se una famiglia produce la domanda a oggi è già fuori i termini previsti dalla normativa. Per cui noi chiediamo fortemente che ci sia una proroga. Comunque invitiamo le famiglie e gli studenti a fare la domanda, a iniziare a produrre i documenti e cominciare a costruire questo pacchetto per inviare la domanda. L'esenzione è parte della riforma complessiva del TPL regionale. Il testo, che porta la firma del consigliere delegato Camillo D'Alessandro e che è stato approvato prima della pausa di Ferragosto dal Consiglio regionale, prevede però anche l'aumento del 15% del costo dei biglietti, aumenti che penalizzano soprattutto l'utenza abbonata. Qual è la situazione attualmente in provincia di Pescara e a Pescara per quanto riguarda il TPL? Trasporto pubblico locale a Pescara lo si potrà gestire bene nel momento in cui entreranno in funzione quei mezzi che sono stati ampiamente pubblicizzati dalla direzione aziendale. Entrando in essere questi mezzi, problemi non se ne dovrebbero registrare. E per quanto riguarda l'assetto complessivo, le aree interne dovranno essere maggiormente attenzionate per evitare che, soprattutto con la riapertura delle scuole, diversi lavoratori e soprattutto studenti possano rimanere a piedi. E poi ci sono i tagli ai chilometri percorsi e la revisione generale delle corse. Un provvedimento deciso dalla Regione per consentire a TUA di rientrare nei parametri di legge e non essere più penalizzata dal Governo, che nell'anno in corso ha tagliato i trasferimenti per 8 milioni di euro. Come CGL, unitamente agli altri sindacati, chiediamo che venga rivista questa norma, che oltretutto ci accomuna al cosiddetto novero delle regioni canaglia che non rispettano i parametri richiesti dalla legge. Quindi è una legge nazionale che anch'essa va rivista, perché ha un'ottica federalista spinta, per cui se non si rispettano certi parametri allora non si accede a dei fondi. Si svolgeranno il prossimo 29 ottobre le elezioni per scegliere il nuovo consigliere aggiunto di Pescara e i rappresentanti della consulta degli stranieri. La giunta Alessandrini ha infatti deciso di ripristinare questa figura per dare voce alle minoranze. Sono circa 4.000 gli extracomunitari in maggioranza senegalesi che risiedono e lavorano a Pescara con regolare permesso di soggiorno. A loro si rivolge la consulta degli stranieri e per loro verranno organizzate le elezioni per scegliere il nuovo consigliere aggiunto. Si andrà alle urne il prossimo 29 di ottobre, ripristinando una figura già esistente nel capoluogo adriatico, a cui però non è stata data continuità negli anni. Saranno 4 le liste che si sfideranno nella competizione democratica divise per area geografica. Per presentare le liste dovranno essere raccolte tra le 50 e le 100 firme. I candidati, una 60 in totale, andranno a comporre un organo destinato ad essere un raccordo tra l'amministrazione e le esigenze degli extracomunitari, favorendo così l'integrazione sociale. Saranno fatte 4 liste per varie aree del mondo, quindi area africana, paesi dell'est, area australe e americhe, e in ogni lista potranno presentare dei candidati che possono andare da 3 a 15. E quindi sarà una votazione non elettronica come era stata fatta l'altra volta, su delle schede, e verranno eletti 14 consiglieri più il consigliere aggiunto che fa parte della consulta. Questo è importante perché è un filtro, possiamo dare voce a delle persone che finora purtroppo hanno avuto, diciamo, sono state penalizzate da questo punto di vista. Sono persone che lavorano, badanti, persone residenti a Pescara, persone che contribuiscono al PIL dell'Italia, quindi rappresentano circa il 5-6% della popolazione, quindi è una fetta abbastanza importante. Dal prossimo 5 settembre inizieranno a Giulianova i lavori per la rimozione delle radici dei pini e conseguente ripristino del pavimento stradale nei pressi del centro commerciale I Portici, nel quartiere dell'Annunziata. Il 5 settembre partiranno i lavori di rifacimento delle parti ammalorate del piazzale del centro commerciale I Portici all'Annunziata, attraverso la rimozione delle radici degli alberi dei pini che hanno sollevato letteralmente tutta quella porzione. Era un impegno che avevamo preso e gli impegni vanno mantenuti, unitamente alla rimozione a seguire dopo una decina di giorni, non appena verrà ultimato questo primo intervento, di tutte le radici, anch'esse insistenti nella porzione della piazza
del San Giovanni XXIII, la piazza della chiesa di San Pietro e Paolo a Lido, e della via Curiel, che impediscono persino alle macchine e a quella che trasporta i feretri dei defunti per l'ultimo saluto. Lunedì 5 settembre partiranno in contemporanea anche i lavori che elimineranno i problemi in via Filetto nella frazione Colleranesco. Consisteranno nel rifacimento integrale di 400 metri di tubatura nella parte finale di quella via, dove insistono diverse residenze, nonché nella disosturazione dei 400 metri iniziali. È un problema anche questo annoso che troverà soluzione. Apriamo la pagina dello sport e lo facciamo attraverso l'intervista al presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che traccia un bilancio dopo la chiusura della sessione estiva del calciomercato. È un'amichevole che serve per dare minuti a questi ragazzi che sono appena arrivati e per farli entrare un po' nei meccanismi della squadra. Queste partite servono a questo, quindi non sono indicative per dare un giudizio su Aquilani e Baybeck, che non hanno sicuramente bisogno di giocare qui a Colonia per avere un giudizio, però hanno bisogno di fare minuti perché sicuramente con la squadra devono entrare in sintonia. Il Pescara esce con quelli che erano gli obiettivi che avevamo, pensiamo di averli centrati tutti, è chiaro che poi il campo dirà se abbiamo fatto bene o male, però fino a questo momento la squadra sta esprimendo quello che il mister vuole in campo, per cui siamo soddisfatti. Per me, noi non avevamo certamente noi fatto il ricorso per Ragusa, ma nel momento in cui un giudice sportivo accerta che c'è una violazione di una regola, non capisco qual è il ricorso che debba fare il Sassuolo. Le regole ci sono per essere rispettate, se poi non verranno rispettate si aprirà un precedente enorme e quindi è inutile fare dei regolamenti se poi c'è gente che la gira. E sarà un campionato molto difficile per il Pescara, perché chiaramente da neopromossa si fa più fatica degli altri e quindi dovremmo sicuramente non perdere mai la concentrazione contro chiunque, perché non basta essere concentrati e determinati contro il Napoli, contro l'Inter, ma ci vuole la giusta determinazione quando si incontreranno poi quelle squadre che almeno sulla carta sono la nostra portata. E ora scendiamo in Lega Pro. Domani pomeriggio alle 16.30, seconda di campionato per il Teramo di Lamberto Zauli, sarà il debutto casalingo in campionato contro il Forte Bassano, allenato dal pescarese Luca D'Angelo. Per quanto riguarda la formazione, si va verso l'impiego della coppia di attaccanti Croce Sansovini con il supporto di Carraro, mentre a centrocampo Boulevardi dovrebbe prendere il posto di Paolo Antonio. Ascoltiamo le parole pronunciate nella conferenza prepartita proprio da Zauli. Prescindere dal Bassano, che è un'ottima squadra, noi degli avversari parlo sempre poco, perché comunque oggi parleremo del Bassano, domenica prossima parleremo del Pordenone, insomma sono tutte, abbiamo visto il Lumezzane, e quindi se non faremo partite al 110% sicuramente puoi perdere con tutti. No, abbiamo parlato tantissimo del centrocampista perché era andato via Madio, ma da sempre ci eravamo detti che serviva un centravanti di stazza che potesse essere un'alternativa a Croce, perché noi nella nostra rosa, se manca Croce, non avevamo giocatori di struttura, di gamba, e quindi la punta era una priorità come centrocampista, anche se negli ultimi giorni avevamo spinto molto sul centrocampista perché a livello numerico non siamo tantissimi. Avevamo parlato sicuramente di sostituire Amadio con un giocatore importante. Non volevamo prendere un centrocampista giusto per prenderlo, perché è giusto secondo me che una società spenda i soldi quando si ha la piena convinzione. Il mio nome era quello di Baldassine, non lo nascondo, l'avevo già fatto. Ci sono stati problemi col Messina fino all'ultimo minuto, dove il ragazzo è stato tra virgolette insomma vincolato da loro e obbligato ad andare alla Lupa Roma. Quindi in quel momento lì un giocatore importante del livello di Amadio, non parlo tanto tecnico perché lo sapete, ma a livello numerico, a livello di personalità non lo abbiamo trovato, e quindi va bene, ma la squadra è all'altezza della situazione.
No, io già 20 giorni fa, se guardavate la mia squadra l'anno scorso, il nostro 4-3-1-2, quasi tutte le partite, tutte, gliel'ho detto anche a loro, finirevamo 4-3-3, perché io so benissimo che il 4-3-1-2 è un modulo molto dispendioso. L'anno scorso avevo giocatori davanti molto molto dinamici, nonostante quello spessissimo aprivo Venitucci, aprivo Margiotta e facevamo il 4-3-3 con Guidoni vertice, quindi fa parte del mio modo di vedere il calcio. E peraltro per il Teramo c'è subito la prima convocazione per l'attaccante brasiliano, l'ultimo colpo di mercato della squadra biancorossa, Jefferson, arrivato dal Latina. Scendiamo ora in Serie D, domenica parte il campionato per il San Nicolò di Massimo Epifani, si comincia con l'impegno interno con la Fermana. Ascoltiamo proprio le impressioni dell'allenatore della squadra san nicolese. È stata una partita di allenamento, è un onore giocare con una squadra di Serie A che sta facendo anche grandi cose, quindi è più stimolante, più bello per i ragazzi. Sicuramente è stata una giornata bella per i ragazzi, però siamo proiettati già domenica, incontriamo una squadra importante per questo campionato che avrà fatto una squadra per cercare di primeggiare, quindi sarà già una partita molto difficile e speriamo di arrivarci con massima concentrazione e con la condizione fisica migliore delle ultime domeniche. Siamo in un girone difficilissimo dove ci sono 5-6 squadre che lotteranno per vincere, però cercheremo di stare lì davanti. Abbiamo cambiato tantissimo volutamente, ma non perché i vecchi non hanno fatto bene, volevamo mettere un'area nuova e abbiamo cercato di fare una squadra con certe caratteristiche. Napolani è un giocatore che si addice al modo di pensare nostro e speriamo che ci dia una grossa mano, ma come lui, come altri giocatori che abbiamo nella rosa. Scendiamo nelle categorie dilettantistiche regionali. Dopo una rapida ascesa con doppio salto di categoria, la SD Giulianova Annunziata si prepara ad affrontare il campionato di prima categoria per la stagione 2016-2017. Nei giorni scorsi si è svolta la presentazione della squadra. Tempo di presentazioni ufficiali delle squadre di calcio in vista della prossima stagione calcistica 2016-2017. A Giulianova e precisamente nel quartiere di Giulianova Annunziata per scoprire la rosa dei giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti dell'ASD Giulianova Annunziata. Presidente, questa è una squadra giovane, molto giovane, ma che è già riuscita negli ultimi 3 anni a fare ben 2 salti di categoria, dalla terza alla prima. Sì, così. Come dice giusto, sono contento di essere il presidente di questa bella realtà, che comunque è una realtà del mio quartiere. Io abito a 50 metri da dove stiamo facendo questa bellissima festa che già ha portato famiglie, bambini, ed è quello che noi vogliamo, portare le famiglie, farle tornare, ritornare al campo a seguire quello che poi per me è il più bello sport che esista, il calcio. Noi sì, abbiamo fatto in questi 2 anni, in questi 3 anni, un bel lavoro societario che poi è alla base di tutto, è la fondamenta per poi poter crescere e fare qualcosa di bello. Noi ci stiamo riuscendo, noi veramente lavoriamo con il cuore, lavoriamo con l'entusiasmo e navighiamo tutti nella stessa rotta, convinti di quello che facciamo, soprattutto senza secondo fine, senza dover pensare a quello che potremo. Noi già siamo una bella realtà ed è questo mi inorgoglisce. Cambiamo disciplina, parliamo di triathlon. Si disputerà domenica prossima ad Alfedena in provincia dell'Aquila la prima edizione del triathlon dei Sanniti, una giornata sì legata allo sport ma anche di promozione del territorio, in particolare quello dei comuni dell'Alto Sannio. Alle Olimpiadi di Rio le gare di triathlon hanno appassionato tantissimi telespettatori con picchi d'ascolto interessanti. Del resto non possono che suscitare ammirazione. Atleti capaci di cimentarsi in 3 discipline diverse senza un attimo di sosta. Nuoto, corsa e ciclismo. Di qui l'idea di sfruttare questa per certi versi inattesa popolarità anche per promuovere le bellezze storiche e paesaggistiche dei paesi a cavallo tra l'Abruzzo e il Molise, aderenti all'associazione Alto Sannio. Agnone, pietra abbondante, schiavi da
d'Abruzzo, Pesco Pennataro e Alfedena, il paese del Parco Nazionale, che domenica 4 settembre ospiterà la prima edizione del Triathlon dei Sanniti. Sicuramente lo sport è stata la prima, quella che ci ha trovato nel comune di Alfedena una risposta pronta, e il comune di Alfedena ha voluto ospitare questa manifestazione di livello nazionale, la quale comunque è parte di un progetto più ampio di sviluppo basato anche sull'attività sportiva. Gli aspetti tecnici e organizzativi della gara sono stati curati dalla Teramo Triathlon Team del patron Felice Scarnecchia, triatleta di successo che oggi allena i migliori atleti. Ad Alfedena sono attesi almeno 200 partecipanti provenienti da tutta Italia. Per coinvolgere un numero maggiore di appassionati sarà possibile partecipare anche in staffette con un nuotatore, un ciclista e un podista. Previste anche delle prove dedicate ai bambini. Si svolge su due siti ben diversi, collegati da un percorso cross di mountain bike. Si svolgerà nel lago di Alfedena, dove si farà la gara di nuoto su 750 metri, dopodiché con le mountain bike attraverso un meraviglioso percorso nel bosco si raggiungerà il pianoro di Campitelli di Alfedena, dove ci sarà il secondo cambio e la terza gara prevista dal triathlon di 5 km di corsa. E un ultimo servizio ora, parlando di calcio a 5, è iniziata la preparazione per il Pescara calcio a 5, si riparte con Fulvio Colini in panchina, anche se c'erano stati rumors che lo avrebbero voluto lontano dalla guida dei biancazzurri, ascoltiamolo. Colini, si riparte per una nuova stagione, lei anche quest'anno alla guida del Pescara, sembrava che dovesse esserci qualche mese fa il divorzio, poi invece c'è stato il rinnovo, tutti felici e contenti. No, sembrava che dovesse esserci il divorzio, non lo so. Rumors, così diceva. Ah, i rumors. Ma no, tanto noi ogni anno si decide, si insieme, perché poi quando non c'è più... Non il feeling, quando il rapporto si esaurisce, il programma si è esaurito, noi dopo 2 anni, 5-6 finali, avevamo già fatto un percorso compiuto, e quindi si è pensato di sedersi e di vedere un po'. La società ha inteso provare a ricominciare ancora un altro nuovo biennio o un anno almeno con un nuovo roster con me, e io sono contento. Vedremo se riusciremo a ripetere quello che abbiamo fatto in questi 2 anni passati. Si riparte con una formazione comunque di valore, c'è stato anche qualche ritorno a Pescara, e si parte con quali obiettivi, Colini? Innanzitutto non ci sono ritorni, per me un giocatore è sempre rinnovato, anche chi stava già qua o ha la mentalità di costruzione di una nuova stagione dentro la testa o altrimenti non è. E quindi non è un giocatore, quindi anche se ha già giocato qua, per esempio Duarte qui è un giocatore nuovo che dovrà dimostrarsi di essere meritevole di indossare la maglia comunque di una società che in questo momento vuole traguardi alti. A proposito di traguardi alti, quali sono le dirette concorrenti del Pescara nella prossima stagione? Vogliamo brevemente presentare il campionato di Serie A? Quest'anno ci sono molte squadre, a differenza degli ultimi anni, che hanno delle ambizioni massimali. Diciamo che lo scudetto d'estate va al Caos e alla Questa Pone, che hanno due squadre complete, completissime dal punto di vista dell'equilibrio, hanno rinnovato, hanno fatto delle cose importantissime e questo gli viene riconosciuto. Ma la Luparense stessa ha una squadra formidabile e credo che bisognerà rispettarla molto, perché le ambizioni del presidente di quella società, che ricordo è quella più titolata, sono sempre le massime. Poi ci siamo noi, e anche non bisogna dimenticare la struttura ormai mentale del Rieti, che ormai è acquisito di diritto alle alte sfere e che combatterà anche sul fronte della Champion e sarà la detentrice della Winter Cup. Quindi queste sono un po' le squadre. Era questo l'ultimo servizio del TG6, che torna con l'ultima edizione giornaliera, quella delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.